l'obiettivo primario è quello di rinforzare quelli che sono i nostri capisaldi, quello che un po' ha caratterizzato la pediatria di famiglia dalla sua costituzione fino ad oggi, e quindi il rapporto di fiducia che si instaura proprio fin dai primi giorni di vita con la presa in carico del neonato e la capillarità degli studi professionali. Per quanto riguarda proprio l'editoria e la comunicazione, noi crediamo che sia fondamentale, tant'è vero che stiamo ristrutturando proprio il nostro sito, perché vogliamo sempre essere al passo con i tempi e migliorarlo, perché la comunicazione sia sempre più chiara, più trasparente e più efficace nei confronti delle nostre famiglie e soprattutto anche nei confronti diciamo di tutti gli utenti, tutti i colleghi anche sanitari che entreranno all'interno del nostro sito per valutarne diciamo tutte le funzionalità. Diventerà una figura che sarà sempre più vicina alla famiglia. Noi in questo non vogliamo snaturare quella che è proprio la mission iniziale. Noi abbiamo come obiettivo prioritario quello di fare prevenzione, quello di fare educazione sanitaria e promuovere i corretti stili di vita. Quindi anche modificando i modelli organizzativi territoriali, quello che è il nostro background assolutamente rimarrà inalterato. E noi vogliamo proprio che anche negli scenari futuri mantenere la nostra peculiarità di medici specialisti che si occupano a tutto tondo proprio della salute del lattante, del bambino e dell'adolescente, perché noi ci siamo resi conto, ecco, proprio nell'emergenza pandemica, che l'adolescente è quel paziente che è un po' in una terra di nessuno, nella fascia di mezzo dove probabilmente ha delle difficoltà ancora a rivolgersi al medico di medicina generale, e però vuole avere degli spazi dedicati all'interno dei nostri ambulatori, perché giustamente va incontro a delle esigenze diverse rispetto a quelle che possono essere di un lattante. Quindi la nostra intenzione è proprio di ribadire la peculiarità del pediatra di famiglia nel rapporto di prossimità stretto che ha contraddistinto il nostro ruolo fino ad oggi. Le cure primarie in questi nuovi modelli organizzativi territoriali assumeranno sempre un ruolo più rilevante. Questo perché la visione ospedalocentrica, che fino ad oggi ha visto proprio l'ospedale al centro forse anche dei bisogni assistenziali, ma anche delle, diciamo, dell'indirizzamento delle risorse economiche da parte del legislatore, è cambiata. Oggi si dà e si darà sempre più risalto alla prossimità, all'importanza del rapporto che si instaura a livello territoriale, e questo forse ancora di più connoterà la posizione del pediatra di famiglia come front office del Servizio Sanitario Nazionale, cioè proprio come quella figura professionale che intercetta i bisogni assistenziali, li conosce, cerca attraverso l'attività professionale che prevede ad esempio delle visite ad età filtro che si chiamano bilanci di salute, di fare tutta quella attività di comunicazione alla famiglia che è fondamentale per la crescita psicofisica del bambino, perché diventi un adolescente sano e perché venga consegnato al medico di medicina generale nelle migliori condizioni possibili perché sia poi un adulto sano. Il dottor Balestrazzi segue il dottor Flori, che ha lavorato bene nel mandato precedente, e sicuramente lui ha condiviso proprio con la segreteria nazionale e con me l'idea di voler implementare ulteriormente diciamo la presenza proprio del pediatra di famiglia con degli articoli monotematici, creando anche magari delle linee progettuali che riguardino le varie branche specialistiche. E mi spiego, in particolare proprio oggi se ne è discusso in segreteria nazionale, l'idea condivisa è quella di ipotizzare anche delle uscite, quindi dei numeri che prevedano proprio in tutti gli articoli presenti all'interno della rivista
un fil rouge conduttore che riunisca un po' tutti i vari articoli, affrontando quelli che possono essere gli argomenti del momento. Penso ad esempio ai disturbi del neurosviluppo, quindi non solo ai disturbi dello spettro autistico, piuttosto che ai disturbi specifici dell'apprendimento, ma anche per esempio ai problemi dell'obesità, del sovrappeso, ai problemi dell'asma, che nel bambino rappresentano probabilmente, insieme all'obesità, le condizioni di patologie croniche più frequenti. Per il pediatra di famiglia la malattia cronica incide in maniera ben diversa rispetto al medico di medicina generale. Siamo al di sotto del 10%, intorno al 6-8% a seconda delle casistiche, però abbiamo verificato che il bambino seriamente ammalato cronico addirittura rappresenta il 2% del pediatra. Ma sono proprio quei bambini che possono beneficiare di forme di monitoraggio a distanza adeguate e che, implementate, possono proprio migliorare proprio la gestione clinica del bambino affetto da malattia rara o da malattia cronica. E questo probabilmente è un'altra cosa sulla quale proprio la comunicazione, le tecnologie digitali, anche a cui facevamo riferimento, possono proprio rappresentare una svolta nella gestione del paziente. Allora, per noi la rivista rappresenta un fondamentale strumento di lavoro, perché io sono fermamente convinto che il pediatra di famiglia di domani non possa fare a meno di un bagaglio esperienziale che gli deriva dal corso di specializzazione. Mi spiego. Siccome oggi il biennio caratterizzante permette di individuare fin dai primi anni di frequenza della scuola di specialità la volontà dello specializzando di diventare poi un pediatra di famiglia, io credo che sarebbe molto importante orientare con attività ad hoc svolte proprio su indirizzo del direttore della scuola di specializzazione tutto quello che attiene la formazione da mettere in campo poi sul territorio. Ed in particolare credo che la ricerca proprio negli anni a venire sulla pediatria di famiglia troverà sempre di più dei validi interlocutori, perché i bambini li visitiamo noi in massima parte e sicuramente il numero di bambini che possiamo arruolare per progetti di ricerca clinica, per studi osservazionali o anche studi prospettici, interventistici, sicuramente è un campione tale che ci consente di arrivare a numeri significativi, peraltro decisamente maggiori rispetto ai numeri che si possono riscontrare negli abituali studi legati magari a strutture universitarie o a strutture ospedaliere.